un'intera giornata per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e civili nei lager nazisti. Sono state le sale della prefettura di Lucca ad ospitare una delle principali cerimonie organizzate su tutto il territorio provinciale in occasione del Giorno della Memoria, celebrato proprio il 27 gennaio, giorno in cui le truppe russe entrarono nei campi di sterminio di Auschwitz. Moltissime le autorità civili e militari che hanno partecipato alla mattinata, accompagnata dalla musica dei ragazzi dell'orchestra giovanile della scuola media Pea di Porcari. Dopo l'inno di Mameli, la parola è passata al prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro, che ha ricordato l'importanza di questa giornata. Noi a livello centrale abbiamo fatto una giornata di studio alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno con la bellissima partecipazione di Gattegna e a livello periferico molte sono state le iniziative nelle prefetture e in questo quadro si inquadra anche la nostra qui, coinvolgendo come lei vedrà molti giovani, bambini delle scuole, anche perché il messaggio è rivolto soprattutto a loro che non devono dimenticare. I giovani devono sapere che quei diritti garantiti dalla Costituzione sono frutto del sacrificio di tanti uomini e donne, ha detto il prefetto Cagliostro. E infatti, dopo i saluti del sindaco di Lucca Tambellini e del presidente della provincia Baccelli, la cerimonia è proseguita con la lettura di alcuni frammenti dal diario di Anna Frank da parte dei bimbi della scuola primaria Lombardo Radice e di brani, di poesie di vari autori dei ragazzi della scuola media Carducci. Un modo per conservare tra le nuove generazioni la memoria di quei terribili eventi. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle medaglie d'onore. Rino Della Mora, sopravvissuto dalla deportazione, è ancora testimone delle atrocità naziste. Siamo stati 6 giorni in treno senza mangiare. Quando siamo scesi dal treno calciati di fucile, poi siamo andati in campo di concentramento. Dopo 6 giorni ce l'hanno dato una ciotola con acqua di cavoli e in fondo c'era un cucchiaio di rena. Le altre medaglie sono state assegnate alla memoria di Antonino Giuliano, Silvio Belli e Graziano Salvagni.